Sta seguendo da vicino la vicenda dell'Avellino, che idea si è fatto? Minimo. E come faccio a non seguirla? L'Avellino è una grande città, una grande storia, una grande squadra. Logicamente, sentendo queste notizie, credo che siano preoccupati i tifosi più che io. L'Avellino è iscritto dal punto di vista dell'iscrizione. Logicamente bisogna vedere che succede. Al momento attuale questa è la mia valutazione. Quindi io credo che la preoccupazione prevalente sia in città, nei tifosi. Venerdì c'è una udienza con l'istanza di fallimento della Sidigas, che è la proprietaria dell'Avellino, e potrebbe essere un'udienza anche decisiva per il club biancoverde. Il mio ruolo istituzionale impone un rispetto e un silenzio dal punto di vista della cosa, non è che vado a, attendo che cosa decideranno, non è che vado, che posso fare l'ultras e creare problemi. Il mio ruolo impone rispetto e silenzio. A carte ferme, oggi c'è l'Avellino iscritto. Che ci siano domande sospese per il futuro, è chiaro che ci sono domande sospese in futuro. Bisogna vedere che cosa decideranno gli organi, che cosa decide la proprietà o le istituzioni che stanno lì, il sindaco.